Sulla traccia di Aida, da Torino a Vercelli. E buongiorno ragazzi, come avete potuto vedere oggi ho preso il treno, sono venuto a Torino e da qui voglio percorrere una piccola parte della ciclovia Aida, ovvero il tratto che va appunto da Torino fino a Vercelli. Sono appena uscito dalla stazione di Porta Nuova, che è qua, e adesso faccio corso Vittorio Emanuele per andare sul Lungo Po e da lì mi aggancio alla ciclovia e vediamo come va oggi. Benissimo ragazzi, il tratto di Aida che va da Torino a San Mauro Torinese praticamente non ti accorgi neanche di uscire da una città metropolitana, si sta quasi sempre sullo sterrato lungo il Po, abbastanza tranquilli, scorrevole, quindi piacevole, a parte un paio di punti che non ho ben capito dove era lo svincolo e c'era un murettino da passare, ma niente di che. E in un altro punto, perché ci sono i lavori, quindi è chiuso, sono dovuto andare un attimo sulla strada e poi rientrare un centinaio di metri dopo. Ecco, poi si arriva in questo punto che non si capisce se è un campo arato o hanno arato anche la strada, quindi si fatica un po', ma provo ad andare avanti e vedere se poi si ritorna sulla strada normale. Dovrò ricordarmi di mandare a Michele Cremonesi del progetto Aida un paio di correzioni, almeno per ora, della traccia GPX, perché nella zona di Settimo la traccia fa procedere su una stradina dove poi c'è la sbarra e il cartello di divieto d'accesso per proprietà privata, ma poco più avanti comunque c'è una strada che si ricongiunge poi con la traccia ufficiale della Aida. E poi a Gassino Torinese, mi pare si chiami così il paese, si passa attraverso il centro ma poi si svolta su una strada a senso unico prendendola controsenso, quindi non è proprio il massimo e corretto. Quindi Michele, se stai guardando e non ti ho mandato le segnalazioni, ricordamelo e ti dico dove sono. Proseguo perché ci sto mettendo una vita continuando a fermarmi. Ciao ragazzi! E anche qui mi sa che devo tornare un pezzo indietro e prendere una deviazione, perché non sembra che taglino l'erba molto spesso, quindi è un po' impraticabile questa strada. Vabbè, cerchiamo un'alternativa e poi ci ricongiungiamo dopo. Merda, anche questo prato sembra non portarmi da nessuna parte. Come ci esco di qui? Porca miseria. Mannaggia. Vabbè, vado alla ricerca di una strada. Che la strada principale è là, però qui c'è un canale e non si può passare. E boh,
Vediamo, vi faccio sapere. A dopo. Dai, tribolando un pochettino, ma sono riuscito a ricongiungermi al tracciato ufficiale della Ida. Prendi non trovare altri punti così bloccati dal erbace o dall'incuria. Altro piccolo intoppo poco prima di Verolengo, comunque zona Verolengo. La traccia praticamente arriva da questa strada qua, che percorre questa strada qua, e però la strada a un certo punto diventa un canale. Guardate, c'è qui il canaletto aperto che butta tutta l'acqua proprio sulla strada, e quindi non si può proseguire su questo pezzo. Adesso io sono passato di là con la bicicletta e proverò ad andare in avanti passando sul prato lì a destra, che spero non sia coltivato e che il contadino non mi spari col sale nel culo. E niente, sembra proprio che questo pezzo di strada sia stato usato come canale di collegamento tra quel pezzo che abbiamo visto prima e questo qua, che diventa di nuovo canale ufficiale. Vabbè, io sono arrivato di qua, comunque proseguo. Ciao ragazzi. Sono appena ripartito da Lamporo, dove mi sono fatto una breve sosta al bar per mangiarmi un toast e bermi una birretta e un caffettino. Sono appena ripartito e ormai sono su strade a me conosciute, perché si vedono già in lontananza le torri di raffreddamento della centrale termoelettrica di Lerica Vur. Guardatele là, si vedono con la GoPro. Non so, magari si vedono lontanissimi perché col grand'angolo. Eccomi anche a Lerica Vur, una frazione ormai in abbandono ma comunque molto famosa, perché fu una delle grange più famose della zona, nonché residenza della famiglia Cavour e di Camillo Benso, conte di Cavour. Purtroppo ormai, per questioni di atti di vandalismo e incuria varia, è stata chiusa, non si riesce neanche, non si può entrare a visitarla. E purtroppo anche tutti i progetti di riqualifica, che sembra che vadano sempre persi nel vuoto e mai portati a termine, quindi prima o poi non si sa se nella nostra vita faremo in tempo a vedere quest'area bonificata e riqualificata. Comunque, da qui ormai mi mancano 30 km arrivare a casa e ci siamo. I can't find you. Ed eccomi anche davanti allo stupendo Principato di Lucedio, attualmente azienda agricola privata, ma storicamente fu anche un'abbazia di monaci, dietro i quali si nascondono miti e leggende, dove si dice che questi monaci furono posseduti da dei demoni e quindi ci fu un esorcismo.
Imprigionarono anche Satana in persona dentro uno scrigno, non so bene cosa, e c'è anche una chiave nascosta per poterlo liberare, quindi è un ambiente veramente misterioso e interessante. Ma proseguo, perché adesso inizia a far veramente caldo, è pomeriggio e non mi manca molto, dai. Abbiamo passato anche Casa Rosso e posso fare le considerazioni finali di questa mia giornata e di questo breve tratto di Aida che va appunto da Torino verso Vercelli. Il fatto di essere sempre su strade secondarie, prevalentemente anche sterrati, è il punto di forza appunto di questa ciclovia. Di contro ci sono alcuni sterrati che non sono del tutto piacevoli, nel senso sono un po' troppo dissestati e con pietroni un po' grossi che per una giornata come quella che ho fatto oggi lo fai anche tranquillamente. Ma se ti capita mentre stai facendo un viaggio con le borse, magari quelli che viaggiano anche col carrellino dietro, diventa un po' complicato. Comunque, sì, a parte un paio di correzioni, come dicevo prima, che manderò a Michele e quei tre inconvenienti che ho trovato, l'acqua allagata, cioè la strada allagata e quella strada bloccata dalle sterpaglie, per il resto no, è tutto molto fattibile e piacevole. Quindi non mi resta che fare questi ultimi 10 km e farmi una mega doccia e andare a dormire. Forse li stavo prendendo in giro sul fatto che andavo diretto a casa a farmi la doccia. Più che altro perché mi è venuto in mente che da questa strada si passa davanti al Bartasso e cosa fai? Non vuoi fermarti a farti un daiquiri frozen prima di andare a casa? Dai, alla fine è solo una granita un po' più alcolica, dai. Dai Paolino, sto arrivando, preparamene uno che bevo e poi scappo a casa. I can't find you.